Buongiorno, incontriamo oggi Fabiola Giancotti. Ciao Fabiola. Fabiola Ciao Giancarlo, ciao a tutti Giancotti. voi. Fabiola Giancotti è redattrice della casa editrice Spirali. Ha pubblicato e curato l'edizione di vari libri e fra gli altri le monografie d'arte di Bragaglia, di Vangelli, di Nasso, di Lissenko. E ha raccolto la testimonianza di Mimmo Rotella ed è l'autrice del dizionario di cifrematica che ha avuto più edizioni. Ora la incontriamo oggi per questo libro, per questo librone anche, dal titolo Per ragioni di salute, San Carlo Borromeo nel quarto centenario della canonizzazione 1610-2010. Ora è un'opera che è importante, ha una lettura data da Fabiola Giancotti e contiene anche un index, un glossario e un dizionario dell'opera di San Carlo Borromeo. È un libro anche per, come dire, per i ricercatori. Ora, per quale via ti sei imbattuta, Fabiola, in San Carlo Borromeo e nel progetto di fare questo libro che ho la sensazione appunto che è stato un libro di più di 10 anni, di 20 anni di ricerca, via via scritto, no? Prego. Sì, beh, intanto Milano, e quindi Milano è la città di San Carlo, e io sono arrivata a Milano mentre si celebrava il quarto centenario della morte di San Carlo nel 1984, per cui ho cominciato a leggere qualche libro, un po' la curiosità di vivere in una città che non era la mia, quindi ero appena arrivata. Frequentavo le librerie, c'era questa commemorazione di San Carlo è compatrono della città di Milano. Ho trovato un libro molto interessante che era una biografia del 1602 di un tale Carlo Bascapè, che era il suo segretario particolare e che ha raccontato la sua storia in un modo curioso, anche perché era in vista, Bascapè l'aveva scritta in vista proprio della canonizzazione di San Carlo. Un libro molto interessante con i vari aspetti della vita di San Carlo, che però chiaramente era una sorta di agiografia rispetto a San Carlo. E allora ho cominciato a cercare altri libri che non ho trovato in libreria. Li ho trovati però nelle biblioteche. Nelle biblioteche ne ho trovati veramente tanti. Tra i libri pubblicati alle opere di San Carlo e i libri su San Carlo, diciamo la storia della letteratura si fermava all'Ottocento, perché erano stati pubblicati una raccolta delle opere nel 600, un'altra raccolta nel 700 e un'altra raccolta ancora nell'800. Dopodiché tutto il resto era un rimaneggiamento di tutto quello che era uscito più che altro nel 1610 in occasione della canonizzazione. E allora, frequentando le librerie, frequentando le biblioteche, soprattutto la biblioteca ambrosiana, mi sono accorta che il materiale su San Carlo era veramente sterminato. E allora ho cominciato a cercare. Quindi questa ricerca non si è fermata fino a quando, a un certo punto, mi sono accorta che nel 2010 ci sarebbe stata i 400 anni della canonizzazione. Data che, rispetto alla celebrazione della morte e rispetto alla celebrazione della nascita, era quella più importante perché si trattava di essere stato proclamato santo, per cui è una data molto importante per quanto riguarda i santi, non tanto quello della nascita e della morte quanto quello della canonizzazione. È vicina e quindi, come dire, con una certa audacia, perché nel 1910 aveva fatto la celebrazione con un bellissimo libro, Achille Ratti, poi diventato Papa Pio XI, mi sono voluta, diciamo, con una certa audacia, con un certo rischio, fare una cosa che riprendeva, proseguiva poi la ricerca di Ratti su San Carlo,
e su come era la sua letteratura, diciamo, e la sua scrittura a 100 anni da quando l'aveva ripresa Achelleratti. È curioso che Achelleratti ha fatto una, più che una scrittura sua, ha fatto una raccolta di studi, di ricerche, di documenti fatti da molti collaboratori a Milano, soprattutto dai dottori della Biblioteca Ambrosiana. Ecco, io ho fatto una ricerca dal tempo di San Carlo fino ai nostri giorni, però ho ripreso l'opera di San Carlo, quindi non ho ripreso le scritture che sono venute dopo a proposito di San Carlo, ho voluto riprendere propriamente l'opera di San Carlo, quindi quella pubblicata e quella inedita. Quella pubblicata è una piccolissima parte, quella inedita è una parte sterminata. Chiaramente io non ho potuto vedere per intero, non ho potuto leggere per intero, perché questo poi sarà forse argomento di un altro libro, però già quella pubblicata, raccolta in varie biblioteche del mondo, mi ha dato la possibilità di scrivere, di comporre, diciamo, questo libro che poi avete visto. Sì, e puoi precisare il titolo? Ragioni di salute, no? Titolo singolare, allude evidentemente alla vicenda della peste e del modo in cui ha affrontato la questione San Carlo. Puoi darci gli elementi di questo titolo? Beh, nell'opera di San Carlo, prima e dopo la peste, anche prima della peste, ma soprattutto anche dopo, il significante salute ricorre in ciascuna pagina, ricorre nelle lettere, nei documenti, nei concili, nella doppia accezione di quello che può essere la salute, diciamo, come qualità, e la salute come istanza di vita, istanza di qualità, quindi anche nell'accezione cattolica di salute. Che l'accezione cattolica di San Carlo non è un'accezione, diciamo, religiosa propriamente, è un'accezione rispetto a cui lui trovava il modo di dire che la salute è un'acquisizione che non si ha già e che quindi bisogna costruire qualcosa perché la questione della salute possa poi in qualche modo scrivere. Quindi è una questione, diciamo, potremmo dire che la cifra della vita è la salute, no? È restituire la vita in termini di qualità. Questa è una formulazione veramente curiosa che già San Carlo fa nei suoi scritti ed è una cosa interessantissima che mi ha colpito molto, perché non è che lui parli della salute del corpo, della salute dell'anima, come si parla, diciamo, negli aspetti in genere, negli aspetti religiosi. Lui parla della salute come istanza di qualità, e questa è una cosa che io credo San Carlo abbia lasciato anche nei suoi scritti, e non solo, anche per esempio nelle sue prediche, nelle sue omarie, negli atti dei concili, negli atti della Chiesa milanese. Non c'è pagina in cui questo termine non ricorre in un'accezione veramente interessantissima, che poi viene, come dire, precisata durante la peste. Quindi, se la peste non è una questione mortifera, allora la questione della salute è quella che mette in gioco ciascun elemento della vita e non la paura della morte. Ecco, questo è un po' il messaggio di San Carlo, secondo me. Sì, c'è un aspetto, si può dire che Carlo Borromeo in questo libro ha un po' le virtù anche del principe di Machiavelli? Lui non lo dice espressamente, però quando era a Roma, che era il segretario di suo zio Pio IV, diciamo, aveva tantissime cose da fare, perché si occupava degli affari di Stato, si è occupato della conclusione del Concilio di Trento, però intorno c'erano vari giovani che poi sono diventati o papi o cardinali, e la sera, questa è un'invenzione di San Carlo, loro si riunivano durante la notte per leggere Aristotele, per leggere Platone, per leggere tutti i classici greci e latini. Questa accademia veniva chiamata da San Carlo proprio Accademia delle Notti Vaticane, dava a ciascuno la possibilità di leggere dei testi e di scrivere qualcosa rispetto a questi testi. Ed era organizzata come erano organizzate le accademie fiorentine, no?
nate nel Rinascimento, quindi incontro tra poeti, fra artisti, fra scrittori, e ciascuno aveva un compito che cambiava ogni 15 giorni, e chi dirigeva queste letture prendeva il nome di principe. È chiaro che il principe è stato scritto qualche anno prima dell'epoca di San Carlo, e quindi molto probabilmente anche se era stato messo all'indice, negli ambienti ecclesiastici veniva letto. E io ritengo, perché ci sono moltissimi elementi, se leggiamo le trascrizioni delle notti vaticane, che San Carlo lo abbia certamente letto. E altrimenti non si spiega come mai, diciamo, questo dispositivo è stato inventato proprio con il nome del principe. Poi c'è un'altra cosa molto interessante, che ciascuno aveva un nome, diciamo, d'arte, e quello di San Carlo era Chaos. È una cosa che mi ha incuriosito molto anche questa. E puoi ripetere? Non ho capito il termine. Era Chaos. San Carlo Chaos, si chiamava Chaos, sì. Quindi è una cosa veramente molto interessante, insomma. Sì, una questione: nel libro ci sono, oltre a illustrazioni delle opere, delle pagine, ci sono 62 opere d'arte inedite, no? Di pittori e scultori che in questi 20 anni hanno fatto delle opere, no? E ci puoi dire qualcosa rispetto alla, come dire, all'attualità, cioè questi artisti si confrontano, no? Oltre a confrontarsi con tante altre cose, si confrontano con questa figura di San Carlo. Sembra quasi un mito nel caso degli artisti. Puoi accennare a... Sì, sì, a non solo nel caso degli artisti, ma anche nel caso di poeti, di scrittori, di vari, sono, diciamo, anche... artisti, ecco. San Carlo ormai è notissimo in tutte le parti del pianeta, per cui moltissimi, oltre a questi, per esigenze anche di iconografia, hanno dipinto o hanno scolpito delle opere rispetto a San Carlo, e si trovano dappertutto, in tutte le città del mondo. Non c'è città del pianeta che non abbia un'effigie, diciamo, rispetto a San Carlo, chi più o meno di qualità pregiata. Ecco, perché questi? Perché questi fanno parte di quello che è un dispositivo di ricerca, di conversazioni culturali in tutto il pianeta, con vari intellettuali, e questa esigenza di fare delle opere e di dire qualcosa rispetto al santo milanese era un'esigenza, ma non solo rispetto al santo milanese. Diciamo, intorno a Milano, e a Milano ci sono molte ville, per esempio molti palazzi, che hanno come nome Borromeo, perché comunque sono appartenute alla famiglia Borromeo. Nel libro c'è anche una storia della famiglia Borromeo attraverso lo stemma. Per cui questi artisti che sono nel libro hanno frequentato la Villa Borromeo di Senago. E naturalmente nella Villa Borromeo di Senago, come in altre ville intorno a Milano, la presenza di San Carlo è palese, sia con gli stemmi sia con altre pitture abbastanza antiche. Per cui questi artisti, trovandosi in un dispositivo culturale e intellettuale, hanno voluto leggere l'opera di San Carlo e restituirla in un modo artistico. Ci hanno provato Anikushin, che è il più grande artista della Russia, poi altri artisti tipo Tereshenko, Lazikina, sempre russi, e poi artisti di altissima valenza, del grande spessore, anche italiani, sono Roberto Panicchi, Salvatore D'Addario, Saverio Ungheri, Antonio Vacca, diciamo, e quanti sono presenti nel libro. E hanno fatto un lavoro, secondo me, assolutamente eccellente, perché comunque questi artisti erano già presenti, diciamo, nei vari musei, e quindi erano già in ogni caso artisti di un certo valore culturale e artistico, e per questo motivo fanno parte anche di questo libro. Sì, in che senso puoi dire
che questo lavoro che hai fatto e che fai su San Carlo Borromeo è una lettura che è laica. Accennavi anche prima, no? Che non erano i termini dell'apologia religiosa, no? Che si è svolto in quel lavoro. Sì, non è nel termine della geografia. Sì, se puoi accennare, sì. Ecco, era mio intento era quello di restituire San Carlo alla lettura dei milanesi soprattutto e di non farlo restare solamente in quello che è l'aspetto ecclesiastico, che va benissimo, ma che diciamo lo limita rispetto alla lettura di non so, nelle scuole, nei dispositivi culturali, anche alle persone che in fondo diciamo non frequentano le chiese, eccetera, non molti lo conoscono, però c'è un'identificazione dei milanesi rispetto a San Carlo per le opere che San Carlo ha fatto a Milano, che ancora esistono, tutte esistono, non c'è nulla di quanto ha fatto San Carlo che sia andato perso. Esistono le costruzioni, esistono le istituzioni culturali ed educative, esistono gli ospedali, esistono le istituzioni che accolgono diciamo persone di un certo ceto che possono o non possono essere, che possono studiare, che sono ricchi, che sono poveri, insomma lui ne ha fatto di tanti aspetti diciamo per l'accoglienza. Ecco, l'aspetto dell'accoglienza di San Carlo è un aspetto anche quello molto interessante, per cui nessuno ha la percezione che San Carlo non esista a Milano, però non ha mai avuto la possibilità di leggerlo. Ecco, San Carlo è stato anche molto intelligente perché molte cose le ha fatte dipingere. All'epoca, nel Cinquecento, molti non sapevano leggere, per cui raccontare le storie della Bibbia o raccontare altre storie che facevano parte anche di alcune parabole che entravano anche nel racconto di San Carlo, naturalmente, pur avendo pubblicato tanti libri, lui aveva capito che occorreva fare anche delle pitture, anche dei disegni, anche delle, per poter tramandare questo racconto, perché ciascuno, diciamo, facendo un'opera, un affresco, un dipinto, eccetera, racconta qualcosa, insomma, e lui ne ha fatte fare tante. Per cui, se San Carlo è conosciuto a Milano, lo è attraverso l'architettura e la pittura. Sono rimaste anche opere di musica. Però la musica è un pochino più difficile da ascoltare perché non viene più riproposta, per esempio i canti gregoriani, i canti ambrosiani, il Palestrina, eccetera, sono riproposti in alcuni settori, non arrivano al grande pubblico. E allora ho pensato, dico, restituiamo San Carlo, non potendo ripubblicare tutta la sua opera che è veramente sterminata. Allora ho voluto trovare il modo anche di prendere degli aforismi, di prendere dei racconti, delle narrazioni che potessero arrivare più in modo più, come dire, leggero, no? al lettore attraverso il dizionario. Nonostante tutto, però, mi sono accorta che bisognava fare un altro passo, che era quello di leggere, no? Di proporre anche una lettura audio sia del racconto che ho fatto io nei primi capitoli, sia delle testimonianze che hanno fatto nei secoli vari intellettuali. Per cui è uscito di recente anche l'audio, che è il romanzo di San Carlo Borromeo, sono 5 ore e 40 minuti di racconto della vita di San Carlo. E questo può essere utile sia per chi diciamo non può o non ha tempo o non ha voglia di prendere un libro e leggerlo, ma preferisce ascoltarlo, sia per, come dire, proporre un altro tipo di lettura. D'altra parte gli audiolibri, che diciamo una dicitura un po' infelice, però cominciano ad esistere anche sul mercato. E poi c'è anche una serie di ebook che possono essere acquistati via internet nelle piattaforme con il download, e poi c'è anche un 40 minuti di film che raccontano invece, in cui lo stesso San Carlo racconta il suo viaggio a Milano. È una cosa molto,
diciamo che si interseca sia con parole, con immagini, con musica e con opera d'arte, e quindi ha un certo effetto. Questo film sarà disponibile in streaming dal 1 giugno al 29 di giugno su mymovie.it, per cui chi vuole può vederlo ciascuna sera, insomma. Sì, e non ho precisato prima, io ho detto che è edito Spirali, in effetti il libro è una coedizione, no? Con l'associazione che hai fondato e che presiedi, il Club di Milano. Puoi precisare appena il progetto dell'associazione? È rispetto a San Carlo o, sì, o diciamo rispetto a Milano e quindi si occuperà anche di altri... Sì. Rispetto a quello, è restituire un po' qualcosa della tradizione, dell'antichità, dei libri, in modo nuovo, insomma, ecco, restituire qualcosa delle eccellenze milanesi, ma non solo milanesi, anche lombarde e italiane, in modo con la lettura, ecco, quindi fare questa prova, inventare questo dispositivo per cui, insomma, noi abbiamo patrimonio veramente sterminato di libri, di opere d'arte, di arte a tutto tondo, diciamo che non molti vanno a cercare nelle biblioteche. Per cui il Club di Milano, anche rispetto per esempio a monumenti, no? Rispetto ad avvenimenti, rispetto a delle questioni che si sono poste a Milano, che è una città veramente molto interessante, quindi dove le questioni si pongono in modo abbastanza radicale, e quindi senza però dimenticare quello che è la tradizione, e quindi la tradizione rispetto a San Carlo e l'attualità anche di San Carlo, ma non solo di San Carlo, anche dei vari monumenti che ci sono a Milano, non so, il Duomo di Milano può essere letto in modo attualissimo, eppure ha 700 anni di storia, insomma, no? E da lì sono passate, è stato attraversato dall'intero pianeta il Duomo di Milano, quindi riuscire a raccontare questa storia in modo che anche i giovani possano interessarsi a quello che trovano, ecco, perché noi queste cose le abbiamo trovate e in effetti qualcuno le avrà pure fatte in qualche modo, no? E quindi integrare in modo intelligente e in modo da inventare qualcosa assolutamente di nuovo, tutto quello che noi abbiamo trovato, e quindi restituirlo alla lettura, credo che sia veramente una cosa abbastanza interessante. Ci stiamo provando, con San Carlo chiaramente ci stiamo anche, è una bella soddisfazione, nel senso che abbiamo trovato molti interlocutori e speriamo di trovarne molte altre, perché poi naturalmente San Carlo è di uno spessore veramente straordinario, quindi cioè, il contributo può venire da ciascuno per vari aspetti, insomma, no? Io ho provato a prendere, non so, l'aspetto della preghiera, per esempio, ci sono tante pratiche di preghiera che San Carlo aveva ripreso dalla sua tradizione precedentemente, che ha rinnovato, che ha reinventato, e che adesso io ho riproposto in un libro allegato al CD audio. C'è tutta la questione della predicazione, aveva fatto una istituzione per la predicazione, che è un libro straordinario di comunicazione, oggi, attualissimo, pubblicato integralmente come ebook. Ho ripreso tutta la questione della peste con il Memoriale ai Milanesi, e poi tutta la questione dell'arte, con le istruzioni per la costruzione delle chiese e l'arredamento delle chiese, e poi tutta la questione della salute, eccetera, no? Ci sono tantissimi aspetti, per esempio, non so, un aspetto che potrebbe essere approfondito sarebbe quello della musica, per esempio, sarebbe quello della redazione e la pubblicazione dei libri. Lui era molto amico di Aldo Manuzio, per esempio, seguiva passo passo tutta la pubblicazione dei libri, si correggeva le bozze, seguiva la stampa, seguiva la distribuzione nelle librerie. Insomma, San Carlo è veramente un qualcosa che può essere, che può dare ancora veramente tantissimo. E poi tutte le cose prodotte da lui sono state, per esempio, gli Acte dei Cresi Madonnalensis, hanno avuto più di 10 edizioni, sono state diffuse
in tutto il pianeta, perché all'epoca ciascuno, diciamo, gli intellettuali parlavano tutti latino, e sono la base della cultura della cristianità, sono la base della Controriforma, sono la base ancora oggi della liturgia, dei sacramenti. E ci sono tantissime curiosità che si trovano solo lì, per esempio, veramente sterminato come racconto e come notizie e come materiale. Puoi dire qual è per San Carlo Borromeo la questione intellettuale di punta per lui? Cioè, di che cosa si è occupato per tutta la sua vita quando è preso in questo viaggio tra la narrazione, tra la predicazione, la preghiera, tutta la sua vita? Si può dire qualcosa di questo o è così ramificato che non c'è? È molto complesso, però c'è una questione che è quella che ha seguito durante tutta la sua vita, che è quella di abbandonare il concetto di vittima. Questa è la notizia, diciamo, nella lettura di San Carlo Borromeo. Anche durante lui è venuto a Milano, ha trovato un disastro da tutti i punti di vista. Milano era in mano agli spagnoli, il vescovo non era a Milano da moltissimi decenni, si era appena concluso il Concilio di Trento, però non c'era stato ancora il tempo di applicare tutte le conclusioni del Concilio di Trento. Insomma, lui arriva a Milano con, naturalmente arriva come vescovo e come cardinale, quindi con un compito assolutamente importante, vicino a molti papi, perché lui è rimasto vicino, diciamo, ai papi a Roma per tutta la sua vita, e quindi ha potuto consultarsi direttamente col Papa, e con una città che, insomma, non c'era assolutamente nulla. Lui ha ricostruito e reinventato la città. La cosa più interessante è che durante la peste tutti scappavano, tutti se ne andavano, compresi, diciamo, gli spagnoli che governavano Milano dal punto di vista civile, e hanno lasciato da solo San Carlo. Non si è perso d'animo, ha organizzato le cose in modo che ciascuno collaborasse, che ciascuno non si sentisse abbandonato e che ciascuno potesse reagire e quindi raccontare e riprendere, tanto è vero che la peste di San Carlo è ricordata come la peste di San Carlo perché ha avuto il minor numero di vittime, cosa che poi nel 1630 il numero di vittime è stato decuplicato. E lì sono entrate in ballo tutte le questioni sanitarie, tutte le questioni di organizzazione, del lavoro delle persone che dovevano aiutare. Insomma, è stato in grado San Carlo di affrontare la questione, non solo di affrontarla, ma di dare tutti gli elementi per poi ricostruire, per poi proseguire, per poi reinventare delle cose da parte di ciascuno. Questa è stata una cosa che Milano ricorda ancora adesso, e la peste di San Carlo di Milano, leggendo il memoriale dei milanesi che lui ha pubblicato 2 anni dopo e che ha presentato nel Tempio di San Sebastiano, che era poi santo a cui San Carlo è stato molto riconoscente proprio per la fine della peste, e che ha dato a Milano questa grandezza che ancora adesso la contraddistingue, insomma, no? Questa è proprio la constatazione che non c'è più vittima, questa è la questione. Abbiamo ancora pochissimi minuti, è una ricerca che è sempre in corso la tua, hai detto all'avvio dell'intervista, puoi indicare in che direzione prosegue? Ecco, hai accennato a un'ipotesi di secondo libro, per quello dico, quindi sì, ci sono verso, molti non so, verso che testi o questioni? Ci sono molti inediti nelle biblioteche di San Carlo, soprattutto le lettere. La Biblioteca Ambrosiana sta facendo un grandissimo lavoro, che è quello di pubblicare le lettere in internet. È chiaro che però sono 70.000 le lettere di cui si parla rispetto a San Carlo, quindi sarà una cosa abbastanza lunga. Ciò non toglie che ci sono moltissimi documenti che esistono nelle varie città,
e poi moltissime testimonianze. Allora, questo libro è basato sull'opera di San Carlo, tutto quello che è avvenuto dopo, quindi non so, moltissime altre testimonianze di intellettuali, quelle io non ho avuto il tempo di prenderle in considerazione, però sarebbe interessante riprendere e poi proseguire e insistere proprio sulla lettura dei testi di San Carlo. Rispetto al vicino a San Carlo ci sono tante altre cose, per esempio c'è la Biblioteca Ambrosiana, un'istituzione che è stata fondata da Federico Borromeo, che era il cugino di San Carlo e che è stato molto devoto a San Carlo, e quindi anche questo, diciamo, questo contorno che ruota intorno a San Carlo può essere preso in considerazione e stiamo prendendolo in considerazione con la collaborazione di varie persone. Proseguiremo su questo anche rispetto a Milano. Va bene, io ringrazio Fabiola Giancotti per questa conversazione e ci diamo appuntamento per qualche altro incontro, per qualche altro avvenimento. Grazie, Fabiola. Grazie Giancarlo, grazie a tutti voi. Grazie.